dallo studio 3 del Centro Industriale Italia, Paolo Simonotti e Carmelo presentano Cucina! 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 Come la vogliamo definire? Special Edition? Ma non lo so. Partiamo subito così. Non lo so. Adesso proviamo a vedere se c'è in linea qualcuno che, insomma, di molto importante. Però. Vediamo. Pronto? No, ci sono io. Ciao Claudio. Direi che partiamo benissimo. Claudio Cecchetto. Sì, perché a noi ci piace partire dal web. Per scendere c'è sempre tempo, dice, no? Intanto come stai? Buongiorno. Bene, bene, buongiorno, Paolo. Ciao Carmelo, sto bene, sono qua, sono a Riccione, quindi è impossibile stare male, si sta bene, le giornate sono buone, i giornali annunciano un freddo micidiale, invece qua fa un bel 19 gradi, quindi siamo... Ma anche a Milano, sono giornate, cioè ormai è primavera inoltrata, quasi estate. Però potendo scegliere, io sai che su Riccione do qualche punto in più. Senti, allora noi abbiamo una mezz'oretta dove facciamo dei disastri di solito, qua ce la cantiamo e ce la suoniamo. Non dirlo al maestro, per favore, fai appunto, finta di niente. Io volevo capire, partiamo subito così, dal maestro, Radio Cecchetto. Ho letto cose, che succede? No, può esserci un titolo, cioè, del tipo a volte ritorno, no? Come possiamo definire? No, voglio dire, ormai di radio ne hanno fatte di tutti i colori, mancava secondo me una radio per i DJ che sono in crisi di astinenza, in questi 40 anni praticamente hanno trasmesso migliaia di DJ che purtroppo qualcuno ha dovuto anche rinunciare a questo lavoro per andare a fare chi il meccanico, chi l'impiegato, anche il dirigente d'azienda, perché io ho incontrato veramente anche CEO di società importanti che mi dicevano: sai, io ho fatto il disc jockey. E allora ho detto: vabbè, è un po' come quando hai giocato a calcio, che poi con gli amici ti fai la partita di calcetto e ti affitti il campo di calcetto. Ho detto: vabbè, facciamo una radio dove ci sia la possibilità di ritornare a fare DJ, anche se nella vita fai altro. E quindi di noleggiare, diciamo, un'ora, cioè questo per iniziare, poi da cosa nasce cosa vediamo un po' che cosa, però partiamo da quello e diciamo, anche se le cifre non è che possono essere alte, però la cifra che paghi per questa ora andrà in beneficenza, ecco. Quindi non è che viene fatta a scopo di lucro, non è che adesso affitto. Questa è l'idea di partenza, poi dopo è chiaro che mi piacerebbe far rinnamorare i giovani della radio, perché purtroppo i giovani, vedendo la radio così come viene fatta, non è che si innamorano del mezzo. Vorresti trovare una sorta di antidoto per fargli passare l'influencer? No, bisogna far capire che così come quando noi abbiamo iniziato ci siamo divertiti a fare la radio, ci divertivamo a fare la radio, ecco, far capire ai giovani che è divertente fare la radio. Okay. Purtroppo si ascoltano le radio e sentono appunto i giochi che annunciano 10 secondi il titolo e basta, non possono essere attratti. Quindi, adesso oggi più che altro devi avere la patente della rampa, questa è la base dalla quale partire. Capita anche così. La rampa, io chiedo questo, cioè io affitto un'ora, invece che andare a giocare a padel, affitto un'ora su Radio Cecchetto, no? In quell'ora lì posso decidere di fare quello che voglio, non ci sono neanche interruzioni. Radio libera. No pubblicità. Se fai male il programma non ti affitto più il campo. Va bene. Fai come quello che quando affitti il campo all'aperto paghi leggermente meno, è più disponibile d'inverno, no? Invece al chiuso. È chiaro che se tu per caso vorresti fare un orario che ti è consono, però è occupato. Vedrò di fare una specie di asta. Avevo sentito questo. Del tipo: ah, guarda, è già occupato, l'hanno preso a 50 euro. Vabbè, vai a pezzi da 50 e sali al rilancio. Rilancia a 100 euro. Ecco, però hai nominato il padel, no? Adesso mi dicono che è diventato uso comune il fatto di, siccome c'è parecchia richiesta, di affittarlo anche per 6, 8, 10 mesi consecutivi, sempre allo stesso orario. E puoi fare, c'è lo stesso metodo.
detto, no? Sì, beh, voglio dire, dai, volendo, insomma, vediamo un po' quello che succede. Noi, cioè, è chiaro che è una radio un pochettino diversa. Vorrei che diventasse una Radioland, ecco, certo. Cioè uno strumento di divertimento, innanzitutto per chi lo fa, e speriamo che sia di divertimento anche per chi lo ascolta. Ok, quindi è web naturalmente. Chiaro, certo. Però mi sto informando e probabilmente sarà anche DAB. Ah, ok. Perché okay, quindi si può ascoltare un po' più tecnologica anche in auto, no? Il DAB funziona anche in auto. Sì, 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 anche se sai che con IP, le radio web, ormai col cellulare, sì, assolutamente. Ed è veramente incredibile. Io vedo che parti da Milano e ricordando i vecchi tempi in cui poi è arrivato a Lodi non sentivi sì. più, cioè invece con l'IP senti tranquillamente, vai, che è un piacere. Vorrei Zero chiederti fushi. Questo, si può mettere la musica? Si potrà mettere della musica? Beh sì, chiaro, si può mettere. Diciamo che io così in maniera provocatoria ho detto rispetto ad adesso che si può parlare, no? Si parla poco. Ecco, io di musica mettiamone poca, perché sì. tanto la musica si sente ovunque, no? Ovunque. Io sì. vorrei sentire parlare, cioè il grande successo di Twitch nasce proprio da questo, perché lì musica non ce n'è. Però probabilmente è diventato uno sfogatoio, cioè si comincia a parlare, si parte da un argomento, si arriva a un altro, adesso non necessariamente bisogna proprio prepararsi tutto, si può andare anche a braccio. Sì, beh. E poi, come tutte le cose, se vai a braccio e sei interessante, funzioni, se no è meglio che smetti di fare radio. Ecco. Sì, beh, sì. Ricordiamo che la tua grande e geniale intuizione fu proprio rispetto ai tempi il fatto di parlare pochissimo, in poche parole, tanta musica. Così. Sì, ma adesso si è invertita la situazione, vero? Sì, ma perché sì, però in quel periodo, sai, di musica ce n'era realmente poca, certo. C'era la musica di importazione, sì. Tanto che anch'io andavo insieme al mio amico Massimo Carpani, andavamo in Inghilterra ogni settimana a comperarci questi dischi New Wave, perché non volevamo trasmettere semplicemente quelli scelti dai discografici italiani, volevamo certo. invece andare scegliere noi tra tutto il materiale che usciva. Adesso con internet senti anche la musica che fanno nel piccolo paesello africano. Vero, no? Giusto. Domanda, per arrivare ad affittare l'ora c'è anche da passare una barriera, come dire, una sorta di provino. Le faremo sì, sapere. Adesso dobbiamo, è tutto chiaramente è tutto in costruzione, certo. Però è chiaro che mi devi mandare un 2 o 3 annunci. Sì. Per capire. Sì. Per esempio, una cosa che chiedo, perché mi stanno scrivendo in parecchi, mail appunto redazione chiocciola radiocecchetto.it, mi stanno scrivendo e si descrivono loro. Io ho detto no, mandatemi, è già una prima piccola invenzione, mandatemi l'audio mail, cioè ditemi quello che scrivete, sì. ditemelo, che io poi lo mando in onda. È vero, fantastico. Ha fatto di intuizioni questo omino qui. Ricordando questa idea, tra l'altro, bellissima. Riportando il discorso all'inizio, quando dicevi appunto di tutti quelli che sono stati bene o male dei DJ che poi hanno avuto carriere diverse, io sostengo che chi rientra, cioè entra in contatto con la radio, ha un problema dove ha questa malattia che non c'è vaccino che tenga. L'astinenza, veramente. Non guarisce più, fino a quando campa quella malattia lì non ti passa. Sì, è forte, no? Perché poi dopo, quando magari mi incontrano, vedo che cambiano anche l'atteggiamento di voce. Sì. Ciao Claudio, no, com'è? Tutto bene? Ma aspetta. Proprio per capire che comunque loro sono del giro. È vero, guarda che prima, quando gli ho mandato il WhatsApp per dire tra poco registriamo, ehi, ciao, l'ho cancellato 3 o 4 volte. Volte, capisci? Siamo malati. Era un provino. Era un provino. Sì,
sì, ma è vero, è succede così. Così, no? Ma la cosa mi fa piacere, perché certo, comunque, voglio dire, la nostra razza mi piace. Okay. Senti, razza. Ok, questa è un'ottima intenzione. In, vai. In virtù della razza, tu adesso canta. C'è una sorta di, diciamo, demo in onda, no? Con delle voci storiche, dei frammenti. Sì, ma sì, sì. Ritorneranno, sì. C'è ancora spazio per quei fenomeni che hanno creato la radiofonia italiana? Ma adesso sì, adesso mi pare che RTL, no, abbia un canale dove sì, è completamente dedicato, no, ai DJ dell'epoca. Io sto pensando non tanto ai DJ famosi, ma sto pensando a Radioland, cioè, agli emergenti, ai freschi. Senti, in virtù di questo ti chiedo: agli eterni emergenti, certo, eterni, certo, cioè, emergenti non sono riusciti a emergere e continuano ad essere emergenti. Ma sai cosa mi piace di te? Lo leggo nelle interviste che rilasci a quotidiani o radio, eccetera. Il fatto che non, cioè, credo tu sia un nostalgico come tutti quanti, no? Del vinile che suonava meglio, però comunque guardi la tecnologia come una manna al cielo. Ah, sì. No, ma infatti anche questa radio si basa molto sulla tecnologia, perché ok, se tu vorrai potrai andare magari a trasmettere nella radio del tuo paese tutto il resto, però io vorrei che tu trasmettessi col tuo computer, perché io ho un regista invece in sede. Ma che dai, ti farà la programmazione, tutto il resto, sarai collegato con un talkback con lui, però tu puoi trasmettere da casa tua, dal tuo bagno, dal tuo ristorante, da dove vuoi. Ah, quindi tecnicamente tu potresti fare solo i bianchi? No, live, in diretta, diretta, okay. No, in diretta con dall'altra parte un regista, no? Che comunque ti fa cioè magari gli mandi la playlist, certo, ma però puoi cambiare col tuo bag e gli fai: oh, no, adesso metti questo, quest'altro, figo, così tutto il resto. Metterò un limite alle canzoni. Ah, tipo 6 al massimo, 7. Allora, okay, parliamo, sì, allora. Sì. Allora. Parlare, perché se non sai parlare, sì, sei fuori. Sto mettendo appunto questi disc-jockey, questi primi disc-jockey, tra cui anch'io, perché io sento che loro avevano voglia di trasmettere, sapevano che dall'altra parte c'era qualcuno che li ascoltava, certo, e avevano voglia di fare lo spettacolo per loro. Ecco, dobbiamo non fare l'ora per noi, ma per gli altri. Sì, la facciamo per noi, per divertirci. Chiaro. Siamo ego riferiti sempre. Che dall'altra parte immaginare che ci stiano ascoltando qualcuno, e quindi stiamo facendo per loro il programma. Uno dei tuoi insegnamenti quando appunto dirigevi la radio era quello: se non hai niente da dire, esatto, ecco. Però non se parlare, però passa bisogna un mese che non hai niente da dire, stai a casa. Mi sembra il minimo. Senti, rimani facendo nel tuo silenzio. A me interessa tantissimo sapere come magari allora, ma anche oggi, cioè cosa vedi in un personaggio che poi fa la differenza. Adesso cito, che ne so, Fiorello, sì, anche, sì, Fabio, certo, Scott, cioè, non li ho mai cercati i talenti. No? Cioè, io sono sempre stato molto attento alle persone che mi circondavano. Quando vedevo che qualcuno, e siccome sono uno che si annoia spesso, quando vedevo che qualcuno invece non mi annoiava, no, mi attirava, volevo saperne di più, ecco, io cominciavo già lì a pensare che fosse un talento. Quindi, nel caso di Fabio Volo, così è successo. Lui è venuto, mi ha portato il suo disco, perché lui ha cominciato come cantante, certo, Fabio B, me lo ricordo, col suo capello lungo, e voleva convincermi a trasmetterlo in Radio Capital. Io parlando ho visto, mi disse, e mi ha incuriosito parecchio: sai, io leggo molti libri, orca miseria, è il primo di giochi che legge. No? già questo mi interessava. No? Certo. E poi ha cominciato a dire le cose come le dice adesso, l'ho trovato particolarmente interessante. Allora sono arrivato a un patto, dopo mezz'ora gli ho detto: senti, facciamo così, io ti trasmetto il disco se tu trasmetti in radio. E lui fa: ma io non ho mai trasmesso. E lì io gli ho detto: ma guarda che anche quelli che trasmettono hanno iniziato la prima volta, e prima di quella volta non avevano mai trasmesso. E quindi è andata così.
Io voglio dire che ci ho visto giusto. Bene. Io voglio dire una cosa, testimonianza personale, perché è facile per uno che, non dico tutti, però si capisce quando c'è del talento, no? Anche se uno non è un talent scout che il nome di Claudio Cecchetto. Io ero stato, perché i tempi con Videotop, insomma, le case discografiche ogni tanto ci portavano in alcuni posti, ero stato a Radio Capital ad Assago, proprio gli inizi quando c'era Fabio Volo, e in quel periodo mi ricordo di aver detto, caspita, però com'è possibile che va in onda? Aveva un accento bresciano fortissimo, aveva tutte delle caratteristiche, e qui è la grande forza del talent scout, di vedere al di là, cioè lo vedeva già proiettato negli anni successivi, no? Perché è chiaro, è la stessa cosa che mi è successa con Lorenzo, quando mi dicevano, certo. Ah beh, adesso sì, ma prima no. Come prima no? Cioè tu devi riconoscerlo prima, se no è facile dopo. Le persone crescono, no? Però è più difficile riconoscere un bambino di 2 anni che a 21 anni sarà, però lo devi riconoscere, perché a 21 anni poi lo riconoscono, bravo, tutti. È facile. Per certi versi è un po' come quelli che scoprono questi talenti straordinari a pochi anni, che poi diventano i grandi campioni del calcio, però scoprire Ronaldo adesso è facile. Era allora, quando, no? Lo vedi, certo. 20.000 gol a partita, è forte quello che ho scoperto. Io non per vantarmi, ma ne ho beccato uno. Messi, chi ha trovato Messi, piccolo, no? Gracile, certo. E tutto il resto, guarda un po' che cosa è diventato. Okay. Senti, posso spoilerare una cosa, vai, così? Perché ho notato che secondo me, non per vantarmi, ma ho l'occhio lungo anch'io, ho visto uno forte, secondo me, Fiorello, secondo me è uno che si farà, lo sto secondo per dire. Vabbè. Cosa fa Claudio? Come si ispira? Cioè, cosa fa durante la giornata quando non pensa al lavoro, alla radio, a Radio Cecchetto? Cioè, cosa che ti ispira fuori da questo sistema? No, allora, ecco, anche quella cosa lì, no? Quando mi fa, ma la domanda che mi ha fatto tutta la vita, ma il tuo hobby adesso al di là della musica? E io dico sempre, la musica. No, questo mi interessa sapere. Cioè, io vivo 24 ore del mio lavoro, quando non c'ho niente da fare, me lo invento. Bravo. È difficile per me, è un problema, l'ozio è un problema, mi fa star male, e allora devo inventarmi qualcosa. Ci sono tante cose che mi sono inventato nella mia vita che sono servite semplicemente a farmi passare quel tempo lì dell'ozio, no? Poi dopo non hanno funzionato, per fortuna non funzionando non sono diventate note, quindi nessuno sa dei miei buchi. No, ma io mi riferivo al fatto che capita a me quando ho la mente chiusa, che non riesco ad andare avanti su qualcosa, un progetto, non riesco a dare una notizia per radio, io vado in cucina e provo a cucinare, poi faccio disastri, però quella cosa aiuta. Di stogliermi da... Esatto, cioè, comunque devi far qualcosa, no? Cioè, non ti devi far prendere dalla noia. E mi invento, certe volte è impossibile, perché poi dopo io penso sempre a magari progetti eccelsi, grandissimi, e se le dico qualche volta mi è capitato che mi rispondessero, ma questo non riuscirai a realizzarlo. No, semplicemente perché muoio prima, ma se fossi eterno ce la farei, quindi capito? Solo la morte mi impedisce di realizzare un progetto che ho in testa. Bello. Sai cosa mi piace? È ottimista sempre. Certo, sempre. Ma mi piace proprio puntualizzare proprio il discorso della musica. Nel senso che ti capiterà ex colleghi oppure che hanno fatto o semplici appassionati, che la frase è: sì, però oggi questa roba lì con più autotune, una volta sì, no? Invece vogliamo dire, dare a Cesare quello che di Cesare. Io ricordo ancora ora quando vedo un post di Claudio Cecchetto su Instagram che segnala, dice, questo ragazzo si chiama Da Supreme. Quindi voglio dire, ti ricordi Claudio che l'avevi? Sì, certo. Quindi, no, questo è solo un piccolo esempio, ne possiamo fare a mille, però è proprio anche il fatto che quando ti piace la musica, vivi per la musica, ma sei anche attuale in quello che stai facendo. Il passato è quello che ci ha formato, però non deve legarci o limitare il nostro futuro, capito? Mm-hmm. Cioè, va bene, io dico sempre, il mio passato è importante, no? Però il mio futuro non deve essere schiavo del mio passato. Certo. Perfetto. Senti, parlando di Radio Cecchetto, ma c'è una data di partenza o è ancora in questo embrionale? È interessante. Ma guarda, allora, a parte il fatto che adesso c'è, ma la data di partenza, io vorrei fare il 1º aprile.
Scherzi o sei serio? Sei... è un pesce o aspetta, no, non ce l'ha attaccato qua dietro. Il pesce o no? No? Quindi potrebbe essere il primo aprile. Il primo aprile mi piace, vediamo buono, un po' perché ripeto, c'è da fare il... poi. Vabbè, partire si parte, certo, certo. Però mi piaceva questo primo aprile. Senti, devo dire, un mio amico che molto ironico mi ha detto: no, no, bello il primo aprile perché è un bel pesce d'aprile per le altre radio. Ecco, ecco, lì ecco, volevo arrivare. Bravo. È esagerare, no? Ma, voglio, ma no, ma lui è. È un cazzaro, okay. No, ma stai già sentendo qualche, insomma, un po' di rumors di concorrenza che dicono: orco, Cecchetto, non dirmi che si rimette in piedi. Non c'è un po' di... Beh, la gesta è questo, un po' di strizzismo. Insomma, alla fine io ormai le radio, diciamo, le sì, grosse radio sono quelle che sono, ormai sono diventate delle industrie, delle società. Cioè, io spero di dare, di far rinascere la voglia di fare radio, perché comunque tutto parte dal basso, dal piccolo, dalle radio locali. Io spero che le radio locali abbiano, cioè, spero che imitino me e ecco, non i network. Allora, bravo, questa cosa, le radio, cioè, mettiamo caso il primo aprile si parta, va benissimo, perché va benissimo, ascolti pazzeschi, ti chiamano. No, aspetta, aspetta, ti chiamano gli altri. Senti, gli altri chi? Quello in onda alle 22 del giovedì sera, quello che gioca bene a calcetto nell'ora e nell'ora di Radio Cecchetto. Me lo puoi, cioè, se te lo chiamano a rialzo e te lo vogliono comprare, o ti vogliono comprare il format. Beh, ma lui non ha nessun contratto. Lui non ha contratto, giusto? Cioè, certo. Cioè, non c'è nessun contratto. Però, se nel caso ti chiamassero, te prendi delle royalty. Puoi inventare. Ma io vorrei fare anche, per esempio, mi piacerebbe. Perché non dedicare 24 ore, però anche magari una parte del palinsesto dedicarla agli amici di Radio Cecchetto, le radio, e magari anche ritrasmettere qualche radio, non so, per esempio la radio, quella che c'è a Londra, degli italiani, magari. Come no? Dalle 9 alle 10 dal mattino ritrasmettiamo quello, cioè ritrasmettere anche i segnali delle altre radio, gli amici di Radio Cecchetto. Senti, e tu hai un orario nel quale vorresti andare in onda? O c'è no, un orario? Io sono un allenatore, perché il problema ha chiamato ma non c'era posto. Quando ho fatto Radio DJ, no? Uh-huh. E mi ha detto: sì, io facevo la DJ Parade dall'inizio, sì, poi dopo l'ho mollata, perché siccome sono lì a vedere quello che si fa bene e quello che si fa male, uh-huh, allora se c'è qualcuno che fa male, voglio andare là e dirgli: no, guarda, devi farla meglio. Okay. Se invece lo faccio io, lui ribatte. Divento poi un punto di cioè, ma cazzo, sì, però anche tu posso. È vero. Io sono curiosissimo, ma Claudio Cecchetto, sia nell'82 che nel 92 che nel 2000, è un rompipalle come allenatore, nel senso che no, oppure è amico, cioè, è amico. Io generalmente diciamo insisto quando vedo che c'è del talento. Io dico sempre, lo dicevo anche ai miei: guarda che se io ti faccio il mazzo è perché ci tengo, cioè, certo, perché se secondo me non c'è trippa per gatti, non vengo neanche a dirtelo, non vengo a perdere tempo. Quindi quando a un certo punto io insisto, infatti con Fabio Volo lui addirittura era disarmante, perché mi ricordo che lo chiamavo a casa e gli facevo, chiamiamolo mazzo, la lista. Ecco, così, e lui mi ascoltava e alla fine mi diceva: grazie, fai bene perché mi serve. E io dico: no, guarda che io se ti faccio il mazzo è perché tu ti devi un po' incazzare, se certo, non ti incazzi che cazzo di mazzo ti faccio, capito? Però ecco, io diciamo insisto là dove c'è terreno fertile e si può costruire qualcosa. Non faccio il mazzo così. No, beh, certo. Per farlo. Ho un sacco di domande. Beh, Maurizio Costanzo, fondatore anche lui in Italia. Beh, è stato del messaggio, no? Della sì, radio, che è un radiofono. Tu hai qualche aneddoto con no, lui? Io sono stato
da lui una volta quando Radio DJ aveva vinto ed è diventata la numero uno dei network. Sono stato da lui, ma non ci sono particolari. Io ho grande stima per lui, veramente. Beh, un bel ricordo. Visto che hai citato Costanzo, trovarne persone così. Diciamo che devo dire che il suo palcoscenico è stato realmente molto importante per un sacco di artisti che in questo momento guadagnano un sacco di soldi. Certo. E diciamo che per dare qualche punto in più alla radio, guarda caso, come lui e tanti altri che hanno avuto successo in televisione, nello spettacolo, la radio è stata la formazione e la base di partenza. E poi l'ha anche rifatta. Quindi vuol dire che lui crisi d'astinenza. Malattia non passa. Va bene. Senti Claudio, abbiamo tipo 30 secondi, non lo so, un grandissimo in bocca al lupo per Radio Cecchetto. E a questo punto mandiamo la candidatura, una mail vocale. Allora, io e Paolo ci siamo un attimo confrontati. Audio mail. Noi avremmo il giovedì sera dalle 22, un'oretta. le faremo sapere. Comunque faccio anche gli abbonamenti. Capito? Un mese, 3 mesi, un anno. Claudio, è stato un piacere. In bocca al lupo grazie per tutto. Alla prossima. Grande, un ciao. Saluto a tutti quelli che ci stanno vedendo e ci hanno ascoltato. Grazie. Ciao. Dallo studio 3 del Centro Industriale Italia. Avete ascoltato Fucina? Fucina! 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 Con Paolo Simonotti e Carmelo. Cucina! Complimenti, signorina! Cucina!